Comunanza, l'evento Io ci sono. Un evento in ricordo del dottor Pietro Deales, un medico di base di Comunanza, apprezzato da tutti i suoi pazienti per la professionalità e le grandi doti di umanità scomparso purtroppo prematuramente a causa di un tumore. Oggi lo vogliono ricordare per non dimenticare e per portare avanti i suoi stessi valori con la sua stessa passione, per quella professione medica che va al di là della figura professionale ma sfocia nella sua umanità, che ha lasciato un'impronta comunanza profonda che traccia un percorso di grandi speranze per il futuro. Siamo con il presidente dei Lions Amandola Sibillini, Sandro Coltrinari. Io ci sono, è un evento che si presenta da solo. Con queste parole chiave rappresenta proprio eh, la presenza, l'aiuto verso il prossimo. Cosa vuole essere questa giornata che vede anche la presenza di tanti bambini? Vuole essere il ricordo di una persona eh, molto cara ai Lions e alle persone che lo conoscevano. È una persona che è stata anche nostro presidente qualche anno fa, che si è speso molto per gli scopi laionistici, per la solidarietà, per l'aiuto alle persone bisognose, che si è distinta molto anche nella sua professione di medico. Eh, vicino ai propri pazienti anche senza essere chiamato, tante volte ci dicono eh, le persone che lo conoscevano. Eh, questo è uno, per noi uno straordinario e raro esempio di umanità, eh, di gentilezza, di disponibilità, di professionalità che eh, deve essere portato all'attenzione eh, di chi non lo conosceva e dei giovani. Ecco il motivo per cui oggi abbiamo invitato anche le scuole. E eh, l'ARC, che è l'Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro, che lui sosteneva prima ancora eh, di scoprire la sua eh, purtroppo tremenda malattia. E vogliamo con questo evento eh, fare in modo di eh, sostenere la ricerca, quindi eh, aderire a un suo esempio che ci ha lasciato come patrimonio, quello della donazione, quello dell'aiuto eh, verso gli altri che hanno più bisogno e cercheremo di eh, raccogliere quanti più fondi possibili per eh, fare in modo che questo suo impegno che lui ci ha lasciato, questo ricordo, sia onorato e penso che sia il modo migliore per ricordarlo eh, in questo momento eh, da parte nostra e da parte di chi eh, lo conosceva. Il nome eh, di questo evento, quindi Io ci sono, da cosa nasce? Eh, il nome è uno slogan eh, dell'IRC, è stato scelto proprio perché rappresenta appunto eh, la volontà eh, di aderire alla, alla donazione per eh, sostenere la ricerca contro il cancro. e In questo caso rappresenta anche la personalità del dottor Piero Deales, eh, di una persona che si è spesa molto anche per la ricerca, perché lui c'era quando c'era bisogno eh, diciamo di lui eh, per. Aiutare le persone che avevano necessità. Eh, c'era quando c'era sostenere la ricerca e c'è oggi con il suo esempio. Questa, questa è la straordinaria diciamo, eh, importanza di, nostra, di questo evento e di questo eh, slogan che abbiamo eh, deciso di dare a questo evento. Oggi ci sarà una consegna speciale e ce ne vuole parlare? Sì, i ragazzi delle scuole che saranno presenti eh, in questo evento hanno fatto una loro raccolta. All'interno delle loro scuole e oggi consegneranno questa raccolta di fondi direttamente all'Arche. Questa è una splendida iniziativa, il modo migliore per ricordare questa persona, questo eh, nostro amico Piero Deales, che non c'è più. Dottoressa Camilla Deales, figlia del dottor Piero Deales, grande medico, molto apprezzato, che lei eh, ha vissuto non solo eh, proprio nel suo aspetto professionale, ma soprattutto come uomo, quindi la sua umanità eh, che rifletteva nella sua professione. Ci parla un po' dell'aspetto più umano. Sì, ehm, sicuramente io come mia mamma e mio fratello abbiamo avuto diciamo, sicuramente la fortuna di vivere mio padre in famiglia, lui è sempre stato moltissimo dedito al suo lavoro che peraltro gli portava via giustamente molto tempo ma si è sempre comunque dedicato alla famiglia con estrema passione. Credo che, anzi sono sicura che le sue più grandi passioni fossero la famiglia, noi e il lavoro. Siamo contenti perché ci rendiamo conto in queste manifestazioni e abbiamo avuto modo di rendercene conto anche in passato che anche gli altri, i suoi pazienti, ma in generale un po' tutti, hanno avuto modo di conoscerlo come noi l'abbiamo conosciuto e di apprezzarne davvero il carattere che era, io naturalmente dico speciale, ma credo davvero un buonissimo carattere, era una persona molto altruista e ehm, penso che il lavoro che aveva scelto era, gli calzava davvero ad hoc, eh, in quanto nella medicina di base l'altruismo, no? la volontà di dedicarsi al prossimo è qualcosa di fondamentale. Ecco, ripeto, sono contenta che mh, anche gli altri hanno potuto conoscere davvero come com era mio padre. E, questo ci rende molto orgogliosi in famiglia. Oggi ci siamo rivolti ad un pubblico molto giovane. Lei si sente di dare il loro un messaggio? Ma io, come ho detto un po' nel mio intervento, sono contenta che si sia parlato di prevenzione, che si stia parlando di prevenzione perché credo che sia la chiave di svolta per temi come la lotta contro il cancro, in generale nei confronti di molte malattie. Eh, credo mh, che eh, la prevenzione sia fondamentale, che diciamo, il gioco stia tutto lì. E, mh, sono contenta che se ne parli sempre di più, anche appunto attraverso molti progetti nelle scuole, perché come dicevo prima la prevenzione credo non sia soltanto fare uno screening o fare un esame particolare a 40, 50, 60 anni, ma inizia già da piccoli, quindi da questa età alle medie interessandosi a una, uno stile di vita sano che riguardi l'alimentazione, l'attività sportiva e cose positive ecco, che non vadano a coinvolgere alcol, fumo e quant'altro. Sono contenta davvero che si sia parlato di questo tema e spero che entri sempre di più nella, nella mentalità delle persone l'essere sensibili verso, verso questo argomento. Io con lei dottoressa vorrei dare un messaggio anche positivo a chi guarda da casa, vorrei parlare di quello che è la lotta al tumore oggi, a che punto siamo arrivati con la ricerca. Quali sono le novità eh, insomma, per chi ha ancora la speranza di vedere una luce, eh, una luce positiva? Beh, io penso che negli ultimi anni siano stati fatti diversi passi avanti in ambito oncologico, soprattutto per quanto riguarda la terapia. Terapia che oggi è sempre più mirata, sempre più a bersaglio. Nell'ambito dello sviluppo e della ricerca di nuovi farmaci, si sono integrate diverse tipologie e modalità di terapie che hanno consentito dei miglioramenti in gran parte delle patologie. L'altro fronte è la diagnosi precoce, ed è anche la prevenzione, diciamo il miglioramento più generale dei gli stili di vita che è un argomento molto caldo in quest'ultimo periodo. Nuovi farmaci all'orizzonte ce ne sono. Beh, molti sono già stati commercializzati, altri ancora sono in fase di ricerca e disponibili nell'ambito di sperimentazioni cliniche. Eh, il meccanismo d'azione prevalente è quello dell'azione a bersaglio, cioè colpire miratamente la cellula malata, eh, preservando in qualche modo le cellule sane. E una frontiera attuale e futura dell'oncologia è l'immunoterapia, cioè l'azione sul nostro sistema immunitario affinché più diventi più forte e più potente e riesca a reagire contro la malattia. Eh, vogliamo capire cosa si sta facendo per la prevenzione, qual è il progetto che c'è per, per il futuro. Come ho detto poco fa nel mio intervento, noi stiamo portando avanti questo progetto che si chiama Progetto Martina, che consiste nel andare a parlare con i vari dirigenti delle scuole, di alcune scuole medie e superiori per cercare di organizzare degli incontri con i ragazzi, in genere delle terze e quarte superiori, durante questi incontri noi andremo a parlare della malattia tumorale naturalmente in maniera soft, in maniera tranquilla, scherzando, facendo le battute, eccetera, per renderla il più leggera possibile, prendere l'argomento più il più, più leggero possibile e, e, e questo è un progetto che eh, è stato messo in piedi alcuni anni fa, circa 15 anni fa da alcuni medici di Padova e eh, poi mh, Piano piano si è allargato, si è esteso, adesso quasi in tutta Italia i vari club stanno portando avanti questo, che si chiama service, stanno portando avanti questo service e abbiamo avuto modo di appurare nella nostra piccola esperienza che effettivamente i ragazzi sono molto interessati a sentire parlare di questi argomenti. E quindi andare a fare dell'informazione che poi diventa per certi aspetti anche una formazione nei confronti di questi ragazzi, io penso, noi pensiamo che sia una cosa molto importante. Quello che vogliamo fare è questo, cioè cercare di portare avanti un discorso di prevenzione, che come tutti sappiamo è un discorso molto importante per quanto riguarda il cercare di combattere per quanto è possibile lo sviluppo di questa malattia. Siamo in compagnia della dottoressa Sara Servilli e io con lei vorrei avere un chiarimento su quali sono gli atteggiamenti più corretti per prevenire e quali quelli da evitare. Sicuramente la base da cui partire è una dieta sana ed equilibrata, lo sentiamo dire tutti i giorni, ma. Molto spesso in realtà non lo facciamo: quindi molte verdure, molta frutta, eh, carni bianche, molto pesce azzurro e eh, riservare invece degli alimenti un po' più pesanti, come potrebbero essere la carne rossa, il formaggio e le uova, a eh, una volta a settimana, a una volta ogni 15 giorni. Accanto a questo, naturalmente ci deve essere l'astensione dal fumo. In maniera totale, un moderato consumo di alcol perché, comunque, un, un po' di alcol fa bene, aiuta la circolazione, a patto che questo rimanga entro limiti accettabili. Eh, attività fisica eh, a go-go perché è, è importantissima, aiuta la circolazione, aiuta eh, lo stress, eh, sicuramente riduce quelli che sono i fattori di rischio e poi evitare naturalmente lo smog. Un indirizzo email da lasciare per chi, insomma, volesse avere delle informazioni. Eh sì, è l'indirizzo del nostro sito lionsamandola@libero.it. Siamo in compagnia di Silvia Reffe, segretaria dell'AICMARC, con la quale eh, vogliamo parlare proprio di questa associazione di volontariato che quest'anno poi ricorre anche il suo cinquantesimo anniversario. Sì, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro nasce nel 1965, quest'anno infatti compiamo il nostro, il nostro cinquantesimo anno di vita da una brillante intuizione del professor Umberto Veronesi, del professor della Porta, che eh, insieme ad un gruppo di noti imprenditori milanesi decisero di sconfiggere il Cancro attraverso l'unica arma possibile, quella del finanziamento della ricerca oncologica. Da piccola associazione che finanziava qualche progetto di ricerca presso l'Istituto Nazionale Tumore di Milano, l'AIRC in 50 anni di attività è cresciuta ed è diventata una delle più importanti stimate charities italiane. La sua missione da statuto è quello di finanziare la ricerca oncologica presso enti di ricerca non profit, quindi quali università, ospedali e enti di ricerca scientifica, di informare la collettività sui progressi ottenuti in campo diagnostico e terapeutico, nonché pungolare il pubblico circa l'importanza fondamentale dei corretti stili di vita e della prevenzione al cancro.